Ruggero, sta arrivando il tour di Soe Luna in Italia. Cosa si possono aspettare i vostri fan? Finalmente siamo in Italia, finalmente sono tornato a casa. Ovviamente possono aspettarsi un show fantastico, molto emozionante, dove canteremo, balleremo, pattineremo, faremo davvero un sacco di cose. È come se fosse un episodio dal vivo, e ci saranno tutte le canzoni che i fan di Soe Luna amano, quindi canteranno con noi. Carol, qual è secondo te il segreto di Soe Luna? Qual è il segreto del tuo personaggio di Luna? Perché ha colpito tanto i fan? Mira, yo creo que al momento de interpretarla yo quise poner que sea un personaje que los chicos se sientan Sì, beh, io ho identificados. Yo la cercato quise di poner que sea un personaje dare la mia interpretazione a un personaggio, volevo così un personaggio con cui gli altri potessero identificarsi, una ragazza che corrisponda alla realtà, una ragazza che lotta per ottenere ciò che desidera e che di fronte ai no lei invece dice di sí. Quindi è una guerriera che lotta per ottenere ciò che vuole, ciò che le è importante, è per questo che le persone poi si identificano con lei. La ringrazio per l'amore che le danno, proprio perché ho messo tanto amore nel mio personaggio. Ruggero, dopo Violetta, un altro grandissimo successo internazionale. Com'è la vita da protagonista, da coprotagonista di una serie Disney? No, davvero, è stranissimo e mi sento davvero fortunato di tutto ciò che mi sta succedendo, perché non è che mi è successo una volta, mi è successo 2 volte tutto ciò, quindi è come se stessi vivendo una seconda vita di nuovo, no? Carol, si sente un po' la pressione di essere l'idolo di tante bambine in tanti paesi del mondo? Per te che sei così giovane, hai iniziato ancora più giovane, oggi hai 18 anni, senti un po' la pressione del fatto che tu sia un modello per tante adolescenti, per tante bimbe? No, no, realmente no, una presión no, porque es como un sueño para mí. Yo estoy jugando a divertirme, a pasarla bien, No, pero la también pressione por no, una perché razón. per me è un sogno, sto realizzando questo sogno ed è anche un gioco, mi Soy humano diverto, ovviamente sento la responsabilità, però per realmente me estoy è anche un aprendiendo modo per todo imparare, esto, imparo da estoy tutto solo questo, aprendiendo dai miei colleghi, dalle persone che mi sono e attorno, quindi non la aprendo sento tanto come una e pressione, però la ma vita anche è un po' qualcosa in cui mi sto così. divertendo molto.